Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben ritrovati da Luca Nobili ed Elena Lazzaretto. Prima sonda ad orbitare attorno a Mercurio, e non solo a passarci vicino, la Messenger sta cominciando a svelarne i segreti. A partire dalle macchie luminose viste all'interno dei crateri nel corso di precedenti sorvoli. Grazie alle nuove immagini ottenute a un maggior livello di dettaglio, ora sappiamo che quelle macchie sono in realtà depositi di materiale altamente riflettente. E sempre all'interno dei crateri può nascondersi qualcosa di molto prezioso, come ci dice Gabriele Cremonese dell'INAF, Osservatorio Astronomico di Padova, che insieme al suo gruppo di ricerca collabora con la NASA all'elaborazione dei dati della Messenger. Alcune cose interessanti sicuramente, una di queste è la ricerca dell'acqua anche su Mercurio, in quanto sappiamo che Mercurio ha delle notevoli analogie con la Luna, dove abbiamo visto dell'acqua soprattutto nelle regioni polari. Il Messenger ora sta con le immagini che ottiene delle regioni polari, soprattutto il Polo Nord, e dei dati laser, stanno cercando di vedere se nei crateri con le pareti perennemente in ombra risiede del ghiaccio d'acqua. Stanno confrontando i loro dati con le immagini radar da Terra che hanno evidenziato delle regioni con alto albedo, cioè con una reflettività molto più alta del resto della superficie. L'altra cosa interessante è sicuramente una spiccata attività vulcanica che è osservata sulla superficie, da possibili colate di lava a piccoli zone delle regioni dove ci sono state esplosioni, si chiama tecnicamente piroclastiche, perché delle esplosioni che hanno con fuoriuscita di materiale. Ma quando risale questa attività vulcanica? Ecco, questo del quando chiaramente è una cosa che è ancora da analizzare. L'unica cosa è quello che abbiamo studiato noi dell'INAF insieme agli americani l'anno scorso, in cui abbiamo visto che c'è un bacino nella cui regione centrale di chiara origine vulcanica che può avere un'età anche di 400 milioni di anni, che per noi è tanto, ma in termini geologici è pochissimo, vuol dire che c'è stata attività vulcanica molto recentemente. La battuta di Jim Head, il grande geologo americano, è stata: noi abbiamo visto, stiamo osservando colate laviche, attività vulcaniche, eccetera, ma non abbiamo ancora identificato un vulcano. E questo sarà sicuramente uno dei principali obiettivi della missione Messenger. L'analisi dei dati e delle immagini della cometa Hartley 2, avvicinata a novembre 2010 dalla sonda Deep Impact nell'ambito della missione NASA Epoxy, continua a fornire risultati inaspettati e di estremo interesse. Piccola, raggiunge un diametro di appena un chilometro, questa cometa dalla buffa forma di arachide si è rivelata essere iperattiva. Significa che dalla sua superficie, rispetto a quanto succede per le altre comete, fuoriesce una quantità di gas, vapore e polveri decisamente superiore. Questi getti di materia emessi nello spazio si sprigionano quando il ghiaccio di anidride carbonica, colpito dalla radiazione solare, passa direttamente dallo stato solido a quello gassoso. Una piccola percentuale del materiale espulso dai getti ricadrebbe sulla cometa stessa, in corrispondenza della regione centrale che appare appunto ricoperta di depositi. Questo è un fatto inaspettato. La massa ridotta della cometa non dovrebbe essere tale da esercitare un'attrazione gravitazionale sufficiente a richiamare, per così dire, ciò che lei stessa spara nello spazio. Quello della sonda Voyager 1 è un viaggio iniziato ben 34 anni fa e che ancora continua. Si è spinta a 117 unità astronomiche dal Sole, ovvero a una distanza di oltre 17.000 milioni di chilometri. Un tragitto compiuto accompagnata dal soffio del vento solare, quell'insieme di particelle emesse continuamente dal Sole. Gli strumenti di bordo sono in grado di misurarne il flusso e risulta che negli ultimi 3 anni la velocità del mix delle particelle che circondano la sonda è passata da 70 km al secondo a zero e tale è rimasta negli ultimi 8 mesi. Non significa che il vento solare non soffi più, ma che nella regione di spazio raggiunta dalla Voyager, oltre a quello proveniente dal Sole, giunge anche quello delle altre stelle. Questo indica che la sonda è vicina all'eliopausa, la frontiera dove il vento solare si confonde del tutto con quello emesso dalle stelle vicine.
34 anni per raggiungere un confine di casa nostra, quindi, un traguardo che nessun'altra sonda ha mai raggiunto. E con questo è tutto. Dalla redazione di Urania, una buona continuazione. Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.celoblu.it.